Mi trovo nella riserva naturale del Chiarone, sul lago di Massaciuccoli, in un vero angolo di paradiso. È un concentrato di biodiversità che mette la pelle d'oca, è meraviglioso. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Senti, ma cosa mi racconti di questo luogo così incantato? Sono 2000 ettari di zona umida, che soprattutto sulla sponda orientale del lago è ancora ben conservata, diciamo, non ha subito grosse offese dall'uomo, dagli insediamenti umani, si è mantenuto un po' come se lo ricordano i nostri nonni, l'ambiente naturale è ancora abbastanza integro. C'è una data in cui possiamo collocare, insomma, l'inizio di questo paradiso? Il lago si forma 4500 anni fa dal mare. Qui siamo molto vicini al mare. È un lago costiero, il mare arrivava a lambire queste colline fino appunto a 4500 anni fa, poi l'abbassamento delle temperature e quindi l'abbassamento del livello del mare fa sì che tutta questa fascia costiera che va da Livorno alla Spezia si riempie, quindi si allontana la linea di costa. In questa zona c'era una zona di mare più profondo e quindi i primi cordoni di sabbia sono sorti a Torre del Lago. Ma quante specie esistono e convivono in questo luogo? Questo tipo di vegetazione, questo tipo di ambiente è particolarmente ricercato dagli uccelli legati al carneto, quindi abbiamo una popolazione importante di airone rosso, di falco di palude, di molti passeriformi del carneto, piuttosto rari altrove come il forafaglia castagnolo, la salciaiola, abbiamo il tarabusino. Andrea, vedo che questo è un luogo frequentato anche da bambini, ragazzini, insomma gruppi di scuole. Quanto è importante comunicare la sostenibilità ai giovani? Le giovani generazioni, meglio di noi, hanno una mente più libera. Una sensibilità forse anche diversa. Hanno una sensibilità diversa e una mente più libera da modelli precostituiti, per cui possono essere veramente in futuro la salvezza di questi ambienti se riescono ad apprezzarne veramente l'importanza e la bellezza. Andrea, conclusa la giungla, cosa ci troviamo adesso? E ora si entra nella palude, diciamo, più aperta, quindi canneti, sole, canali un po' più grandi e arriviamo a dei chiari dove stanno edificando in questo momento i Cavalieri d'Italia. Mi preparo allora. Prepara il binocolo, che ora facciamo un po' di osservazioni.